Salve ragazze e ragazzi, voi tutti che mi seguite. Allora andiamo a vedere, facciamo questo interattivo. Cosa si nasconde dietro la sua indifferenza? Quindi pensiamo a una persona che ci interessa e andiamo a vedere che magari non ci calcola, non ci dà confidenza. Potrebbe essere chiunque, eh? Potrebbe essere una persona del passato, un ex, potrebbe essere una persona che noi frequentiamo, un amico che magari non ci calcola proprio. Un collega che ci piace, insomma, chiunque, sapete voi. Vedete, anzi, io faccio una mini così descrizione della persona, così se vi ritrovate bene, se non vi ritrovate, non è per voi. Allora, andiamo a vedere cosa si nasconde dietro alla sua indifferenza e soprattutto andiamo a vedere un attimo questa persona perché sarebbe indifferente. E poi vediamo cosa si nasconde. Perché è indifferente? Andiamo a vedere. Speranza, casa. Amica, abbiamo il mercante e abbiamo l'Imeneo. Fondo mazzo, abbiamo la malinconia. Allora, questa persona intanto vi nasconde la sua indifferenza perché vedete, cioè, diciamo, sembra indifferente il motivo della sua indifferenza. Poi andiamo a vedere cosa nasconde dietro a questa, però uno dei motivi della sua indifferenza è che voi per lui vi considera un'amica, no? Magari vi ha conosciuto così a casa di conoscenti. E quindi durante una gita, un qualcosa del genere. Questa persona di suo un'intimità, un amore importante, vedete, molto grande, è che rimpiange. E quindi a voi vi considera un'amica, una conoscente, vuole con voi un amore facile, un qualcosa di così di superficiale, diciamoci la verità. Perché? Perché è malinconico per questa felicità perduta, eh? Quindi diciamo che uno dei motivi per cui che si nasconde dietro alla sua indifferenza è che in realtà questa persona soffre per un amore del passato, vuole trovare beneficio in una vostra, diciamo così, consolazione, o forse potrebbe essere, adesso mi si fa strada, guardando le carte meglio, che questa persona in realtà non ha un'indifferenza, anzi vorrebbe con voi un'intimità, vorrebbe un beneficio, vorrebbe un qualcosa che potesse nascere più forte. Però evidentemente in questo momento, visto che si è comportato in maniera un po' ipocrita, insomma, non si è comportato bene, potrebbe aver procurato questa, diciamo, malinconia nei vostri riguardi, perché magari voleva un amore facile, una situazione più leggera, e quindi probabilmente vi vede così sporadicamente. Forse a casa di qualcuno, in qualche ritrovo dove magari vi incontrate casualmente e vi mostra questa indifferenza perché? Perché non vi vuole dare soddisfazione, è una persona infida. Vediamo qualche aspetto del suo carattere. Ha un vizio tossico e questo proprio non è bello. Ha una buona posizione finanziaria, è espansivo, ama la conquista, eccola. Quindi questa persona probabilmente è un piacione, no? Perché ama la conquista, ama conquistare e quindi è una persona espansiva che lo fa in maniera, forse il vizio tossico potrebbe essere quello di avere a che fare con più donne. Vediamo cosa si nasconde dietro questa sua indifferenza. Qui abbiamo già visto, questa era una carta di un altro mazzo, mettiamola via. Abbiamo già visto che questa persona potrebbe essere una persona del passato che già si è avvicinata a voi in maniera, diciamo, più intima e che magari vi ha creato delle situazioni causa il suo comportamento e voi l'avete un po' così, vi comportate da amica e lui fa finta di esservi amico anche lui, ma in realtà nasconde di volere con voi un qualcosa di più facile, magari anche un amore facile, perché no? Re di denari. Cavaliere di spade, gli amanti, 5 di denari, 4 di denari, fondo mazzo, abbiamo l'8 di coppe. Cosa si nasconde dietro la sua indifferenza? Si nasconde il voler fare l'amore con voi. Vedete, ci sono gli amanti, però
Però vedete, questa persona non vuole impegnarsi con voi, cavaliere di spade, vuole soltanto qualcosa di leggero. Siccome in passato voi vi siete allontanati, l'avete lasciato al freddo, quindi è una situazione del passato, perché questa persona non era ben disposta a donarsi nei vostri riguardi, viene fuori come un re di denari, quindi una persona molto concentrata a se stesso, amante dei piaceri, e anche qua abbiamo ama anche la conquista. Quindi il suo vizio tossico probabilmente è quello di andare da un fiore all'altro, no? Insomma, di avere tante donne. Ha una buona posizione finanziaria, infatti il re di denari è una persona che può essere anche facoltosa. L'otto di coppe ci parla proprio di una persona che non vuole i sentimenti. Quindi che cosa nasconde la sua indifferenza? Nasconde che lui in realtà vorrebbe con voi avere un... come dire, un rapporto intimo, no? Qua abbiamo la casa, ci parla di intimità, vedete, l'Imeneo ci parla di rapporti intimi, quindi vorrebbe questo, però non si vuole impegnare, siccome voi probabilmente a questa persona l'avete già valutata e quindi in qualche modo non vi va più di avere a che fare con lui, e lui finge l'indifferenza. Cioè, però dietro questa indifferenza nasconde comunque la voglia di fare sesso con voi. Prendiamo una carta, ecco qua, e questa è una carta di sì, è così perché c'è il sole. Vedete, questo vorrebbe svegliarsi la mattina con voi dopo una notte di come dire, di sesso, eh? Qui abbiamo la lettera F e l'8. L'8 ci parla di giustizia, di forza. Vediamo cosa nasconde ancora dietro la sua indifferenza questa persona. Prendiamo le mie carte verdi e gialle di Zaira, 156 pensieri, tutti qua per voi, e vediamo cosa si nasconde dietro la sua indifferenza. Vediamo, ti ho nascosto che sono impegnato. Questo sarà pure impegnato, perché no? Sono un testone orgoglioso, quindi nasconde la sua indifferenza anche tutto ciò. Dice: sono innamorato di te. Quindi questo potrebbe anche nascondere questo, che adesso è innamorato di voi. E vi nasconde anche che sei bellissima, ti desidero. Vediamo ancora. Voglio avere una storia importante con te. Il nostro è un amore malato e tossico. Allora, ragazze, guardiamo il fondo mazzo e poi ho concluso. Nessuno mi resiste, neanche tu. Allora, qui si parla di una persona, vedete, che ama la conquista, c'è un vizio tossico, questo non, nessuno lo resiste e tutte queste belle cose. Allora, cosa si nasconde dietro la sua indifferenza? Si nasconde il fatto che questa persona, se all'inizio era impegnato, aveva altre situazioni, era una persona orgogliosa, una persona nessuno mi resiste, insomma, vi dava un amore tossico e malato perché probabilmente voi volevate altro e lui voleva solo divertirsi. Adesso si è scoperto innamorato di voi. Dice: sei bellissima, ti desidero, per cui vuole avere una storia importante con te. Quindi questa persona vi nasconde dietro la sua indifferenza questo vero motivo, cioè ha capito di essere innamorato di voi, vorrebbe una storia importante con voi, però non ve lo dice, ve lo nasconde, perché voi vi siete messe in ritiro, come dire, vi siete messe in... cioè adesso siete voi che scappate via perché non volete avere a che fare con questa persona, perché avete avuto con lui un amore tossico. Quindi sapete che vi ha creato malinconia, vi ha creato la felicità perduta, sapete che lui con voi ha perseverato solo amori facili, quindi vi state diciamo proteggendo da questa persona, non ci andate più sotto, non lo chiamate più. Non avete a che fare con lui, e lui mostra un'indifferenza, ma in realtà dietro a questa indifferenza c'ha questo desiderio di voler rendere la vostra storia importante come non lo era prima, ma non ve lo dice, lo nasconde perché sa che no può proporsi, primo perché voi non ve lo riprendete e secondo perché questo è un testone orgoglioso. Allora ragazze, questo è tutto, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se ci sono riscontri. Io vi ringrazio di essere stati con me, un abbraccio di luce a voi tutti, ciao!